e chi s'atreun sul secondo canale. A cara la mia Elvira, bisogna avere pazienza. Ognuno ha la sua mania. Che quel che piace il vin, che quel che piace il gioco, che quel che va male per i doni, e poi anche quel che piace una gota, nel vin, nel gioco, nei doni. E che forse le peggiori di tutti, perché le più sei noiose. Bisogna avere pazienza. Ma ciao, come lei, ciao. L'importante è che l'uomo che sia, e che per il resto bisogna chiudere un occhio. A stare a fresca, mi se avessi dovuto fare una tragedia, per una stupidata che ogni tanto, per la sua mania, entra in pe e il mio marito. Ma che mania è il gallo feo? Quel de giustà tu scosso. Ma che mania è? Una roba fa da in sci, che se lui e vede un qualcosa di rotto, lui ha il gallo giustato. Va bene, ma è anche utile avere un marito fa in sci, no? Sì, ma te vede quell'uomo lì, in su lavorare, sbaglia sempre in qualcosa. E poi complicazioni in due ti metti. Ma quale complicazione? Per esempio, una volta il vegna qua e vede il rubinetto del banco aperto. E cosa fa? E dice: il giustimi. Il ciapa in ferro e la cominciata qui sotto a questo rubinetto. Dopo mezz'ora, l'unico che stava bene in canostra aveva il peso russo perché si trovava nel suo elemento. Noi stiamo vicino alla fiera campionaria. L'acqua era arrivata fino a San Siro e a momenti dovevamo sospendere i corsi di cavalli perché il terreno era diventato troppo pesante. Ma meno male che l'inquilino sotto di noi era un campione di pallanuoto. In sci riuscì a salvare tutta la famiglia. Però a quel del primo piano a chi ne venivano i reumatismi permanenti e adesso tutti anche tocca andare ad Abano a fare i fanghi. Un'altra volta l'Orfeo l'aveva giustata la macchina del a me cugnà, ma anche per riuscì a aggiustare la macchina, sì, ma menga il braccio e la gamba del me cugnà, che alla prima curva che resta il volante in mano. Ma l'Orfeo le sempre sta in sci. Ma cosa che ti vuole fare? Mi ricordi che in tempo di guerra e voleva aggiustare gli aeroplani che bollevano giù? Un mese fa mi ha mica portato in questura. Ma perché? Ma perché è andata al museo? Che era là una statua senza un braccio e voleva aggiustare anche quella. E l'ultima volta te sei mica così che mi ha combinato. A chi era il campanello di ca che funzionava mica, la giusta lì. Mi so mica così che la fa. Fatto sta che tutti i volti che vino a suonare il campanello del nostro appartamento, contemporaneamente suonavano tutti i compagni da tutta la ca. Qui, noi stiamo in una casa popolare, 400 inquiliti. Il ferro si scala, usa. Ma chi è quella stupida che la suona il campanello e per va via? Pareva di essere a Mumbel o all'università. Che tu catti la via la corrente per 2 dì, per tutta la ca per scoprire il contatto. Ma allora, è giusta tu scusa, ma ne imbroca una cavina? Ma cosa che te dice? L'altra dì la vegna a trovarmi la nostra vicina di casa e la mi fa: signora, mi fa un piacere, mi presta suo marito? Ma come sarebbe, fumì? Sì, e salta sull'Orfea, anche senza interessi. Tu stai zitto, dici mi. A me mi va minga di prestare la roba di altri, piuttosto la regalo.
Ma lei cos'è che l'aveva da preciso? Vorrei che mi prestasse un momento al suo marito, che è tanto bravo nel riparare le cose che non funzionano. Ma cosa è che funziona minca? Il secondo canale. Venimi, sciora, aggiustare il secondo canale. E il fuso all'Orfeo e si mette la giacchetta. E già che è così gentile, potrebbe dare anche un'occhiata alla porta del mio appartamento che non si chiude. Insomma, dopo un paradur, l'Orfeo le manca morì dalla mia visina a ravanà intorno a sto secondo canale. Poi, mi, a un certo punto, mi sono stufita e sono andata dell'anca, mi. E siccome che era la porta aperta perché era guasta, e se la serava minga su a fu. Permesso, e vo dentro, e chi era di su. Però si sentiva parlare in un'altra stanza, a fermi la porta. L'era in camera da letto e butta giù, insultamo, chi era l'Orfeo con la sciura. Lui le fa. Te vede che adesso il secondo canale va bene? E mi mostra il televisore acceso in un cantone. Ma cos'è che te verrà a fare? La sciura la guarda sempre la televisione in inglese. E allora mi tocca aggiustare la chi in camera e buttarmi giù sul letto anche a me per vedere se da questo angolo di visuale la luminosità le va giusta. Ma mi sono come fa che accetta dentro a guardare la televisione in inglese. A me la mi fa indormentare. Ma è una questione d'abitudini. Intanto che andavo in fuori della casa della visina, l'Orfeo è caduto già dalla porta all'appartamento e ho sentito che barbutava. Questa qui aggiusterò domani, ma era meglio stare anche prima del secondo canale. Insomma, quello lì le fa in sci, in sui laurà, e sbaglia sempre un qualcosa.